Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Uncinetto in un clic. Prosegue la serie di tutorial dedicata alla collezione Granny per Barbie e oggi vi proporrò di realizzare con me questo vestitino. Si parte dalla stessa base della canotta realizzata nel tutorial precedente che è questa, quindi invece di aggiungere le frange, noi proseguiamo il nostro lavoro a uncinetto della lunghezza desiderata per realizzare appunto il vestitino. Ve lo faccio vedere più da vicino, quindi è molto grazioso, soprattutto se fatto in diversi colori. Vedete, molto semplice, però veramente un bellissimo progetto facile da realizzare. La nostra collezione Granny è quasi al completo, manca da realizzare questa gonnellina qui, che sarà l'oggetto del prossimo tutorial che io realizzerò con voi in cotone per poterla coordinare esattamente con questo top. Bene, adesso vi lascio al tutorial del vestito. Buona visione e buon lavoro! Per poter realizzare questo vestito granny, per prima cosa dovete andare a realizzare la canotta granny seguendo il tutorial che trovate il link in sovraimpressione. E seguendo quel tutorial fino allo step 3. Poi, come vedete, dovete lasciare aperto il lavoro, non dovete chiuderlo appunto per continuare. Allora, per fare questa canotta, come vedrete, i materiali sono semplicemente cotone numero 8 dei colori che voi desiderate, uncinetto misura 0,75 mm, tenere a portata di mano anche una forbice. Allora, fatto questa prima parte del lavoro, poi completare il vestito sarà semplicissimo perché dovete in pratica continuare a lavorare giri come questo in cotone bianco che abbiamo effettuato per ultimo, ecco, lo dobbiamo continuare a lavorare per altre 13 volte. Alternerete i colori nella maniera che più vi piace. Allora, un primo suggerimento che vi do per ottenere un effetto cromatico migliore è quello di lavorare almeno due giri dello stesso colore prima di cambiarlo. Un altro suggerimento è poi quello di lavorare i primi 7 giri dei 13 totali che dobbiamo fare a mezza maglia alta, quindi continuando ad utilizzare le mezze maglie alte come fatto fino ad ora con la canotta. Invece, gli ultimi 6 giri, lavorarli a maglia alta. Allora, inizio il primo dei 7 giri a mezze maglie alte con voi. Allora, mi porto sul punto di inizio, ecco, lavorando delle maglie bassissime. Il punto di inizio è qui al centro dell'arco. Una volta su questo punto devo lavorare nell'arco un altro arco, quindi tiro su di 2 catenelle perché sto lavorando a mezza maglia alta e ho sostituito la prima delle 3 mezze maglie alte, quindi della tripletta. Completo la tripletta, separo con 2 catenelle libere e vado a lavorare un'altra tripletta. 1, 2, 3.
Dopodiché si prosegue come sappiamo. Quindi, catenella libera, si entra nel primo dei due spazi su ciascuno delle braccia della V. Sono quattro V che costituiscono la canotta. Andiamo a realizzare una tripletta di mezze maglie alte, separiamo con una catenella libera e, come vi dicevo, sul secondo spazio del braccio della V andiamo a fare un'altra tripletta di mezze maglie alte. Terminato questo primo lato, dobbiamo andare in questo spazio, ecco, in questo caso ci andiamo direttamente senza lavorare nessuna catenella libera e si prosegue poi così, ok? Catenella libera, altra tripletta, in questo modo, poi catenella libera. E vado a lavorare di nuovo l'arco per poi ripetere, per quanto serve, lo schema. Scusate, che abbiamo appena fatto insieme. Allora, fatto l'arco, quindi io procederò a completare il giro di mezze maglie alte. Il primo giro andrò avanti fino a completare i primi 7 giri. Ecco, in questo modo qua, quindi ho fatto i primi 7 giri. Adesso voglio chiudere con voi il settimo al solito modo, quindi catenella libera. Dopo rientro nella seconda delle due catenelle iniziali con maglia bassissima per chiudere questo giro e sono pronta a iniziare il giro successivo. Siccome devo cambiare colore, allora ne approfitto per farvi vedere anche come faccio il cambio di colore. Allora, arrivo sul punto di inizio del giro che ripeto è sempre al centro dell'arco con il colore con cui stavo lavorando. Entro nell'arco ed è a questo punto qui che vado a prendere il colore successivo, che per me è il bianco. L'ho già caricato sull'uncinetto, quindi prendo un primo punto. Allora mi trovo a fare il giro in cui inizio a lavorare invece di mezze maglie alte delle maglie alte, quindi tiro su di 3 catenelle. Allora, ho scelto di interrompere la lavorazione a mezza maglia alta per iniziare quella maglia alta per poter allargare leggermente il vestito, quindi non farlo venire proprio dritto dritto, ma leggermente svasato in fondo. Ok, quindi lavoriamo delle maglie alte, la prima, ecco, poi prima di continuare è utile tagliare il filo del colore precedente. Ecco, poi tutte queste code le andremo a sistemare sul rovescio alla fine del lavoro. Allora, quindi si va avanti come fatto fino ad ora, soltanto, ripeto, lavorando delle maglie alte. Ecco, allora rientro nell'arco, qui devo fare l'ultima delle maglie alte della prima tripletta che ho separato con 2 catenelle dalla seconda tripletta di maglie alte. Allora andrò avanti così completando i giri. Allora vi ricordo, quando andate a cambiare colore, di seguire la procedura che vi ho appena mostrato. Allora adesso, per completare,
Mi mancano 3 giri che io farò alternando i colori bianco, celeste e bluette. In realtà i giri da fare erano 6, 2 con ciascuno dei colori che vi ho appena detto. Allora sono arrivata al termine dell'ultimo giro per completare questo progetto che è in totale il tredicesimo giro. Faccio la chiusura con voi, quindi catenella libera, mi vado ad unire poi alla terza delle catenelle iniziali, però non nella solita maniera, ma andando, vedete, a prendere il punto sul rovescio e facendolo entrare così in maniera tale da rendere più invisibile la chiusura. Ecco, fatto questo, posso poi tagliare il filo e chiudere il lavoro in questo modo. Allora, a questo punto, per completare il progetto, manca soltanto un passaggio, cioè mettere il nostro lavoro sul rovescio per andare chiaramente a sistemare tutte quante queste code qui, questi fili. Come vedrete, la maggior parte sono a coppie, quindi si possono legare in nodini stretti a due a due e poi andare a sistemare le eccedenze. Ecco, vi faccio vedere cosa intendo. Ho legato a due a due i fili, ho accorciato un po' le code, ecco. E adesso andrò a sistemare con l'aiuto dell'uncinetto ciascuna di queste eccedenze sotto i rispettivi punti, no? Per qualche punto. Per esempio, come ho fatto qua con la coda finale, vedete, l'ho fatta passare sotto qualche filo, ecco, basta tagliare, poi sul rovescio non si vedrà nulla e i fili non si sposteranno più. Ecco, comunque vi faccio vedere che una volta concluso di nascondere questi fili, ecco, anche sul rovescio non si vede nulla. Qui siamo ancora sul rovescio, ecco, il dritto poi è da questa parte e sarà ancora più preciso. Mostrato tutti quanti i passaggi che servono per realizzare questo modellino, questo abito gregna uncinetto molto molto bello. Allora, vi ricordo che questo progetto è una evoluzione del progetto per la realizzazione di questa canotta. Allora, aggiungendo lo step 4, si possono fare queste frange, quindi aggiungere le frange alla canotta e creare questa canotta qui, molto bella, che noi abbiamo abbinato, ecco, a questi pantaloncini granny, che vedete sono molto molto carini. Quindi le stesse mattonelle della canotta sono riprese anche sia sul davanti che sul retro del pantaloncino. Ecco, è un pantaloncino molto corto, rifinito bene anche sul cavallo e che viene stretto in vita da questi laccetti colorati. Ecco, questo è un completino molto bello che vi invito sicuramente a fare. Quindi il tutorial per la canotta ve l'ho già indicato. Adesso nel link in sovraimpressione potete trovare appunto il tutorial per realizzare anche il pantaloncino. Ne approfitto anche per farvi vedere l'evoluzione del pantaloncino, quest'altro bellissimo progetto uncinetto, sempre uncinetto granny che trovate sul nostro canale. Ecco, vedete, è un pantalone lungo. Un'evoluzione del pantaloncino. Allora, una volta fatto il pantaloncino, esattamente come ve l'ho mostrato, allungando
gambe e aggiungendo queste mattonelle granny in fondo potete ottenere questo pantalone da abbinare, ecco, se volete anche per un completo un pochino più elegante, invece che alla canotta a questo top qui. Allora, il top poi è stato anche coordinato con una gonna granny molto bella che sarà l'oggetto del prossimo tutorial. Lo realizzerò con voi in cotone, però è esattamente lo stesso completino di quello in lana che vedete nell'immagine sovraimpressione. Quindi vi do appuntamento con gli altri progetti granny della nostra collezione. Vi ringrazio molto per l'attenzione che avete prestato a questo progetto. Spero sia stato di vostro gradimento. Fatemelo sapere nei commenti e vi do un arrivederci.